dei contributi per le spese sostenute dai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni culturali per la realizzazione degli interventi conservativi autorizzati. L'onorevole Pizzolante ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per un minuto. Grazie Presidente. Ministro, la interrogo sul tema dei fondi di incentivazione per il ripristino, il restauro e il recupero dei beni storici, artistici e culturali, fondi che sono stati bloccati nel 2012 anche per un eccesso di pagamenti arretrati non effettuati che hanno messo in grave difficoltà proprietari di immobili e aziende, oltre al depauperamento del nostro patrimonio storico e artistico. Vorrei sapere, insomma, se intende il Ministero potenziare la dotazione di risorse per gli interventi già previsti, come si intende accelerare le procedure e cosa si intende fare per il futuro, visto che questo fondo è passato negli anni da una dotazione di 23, insomma, ad una dotazione di 130 milioni soltanto. Grazie. Grazie a lei, il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Dario Franceschini, ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Ringrazio l'interrogante perché nel testo scritto ha ricostruito il quadro normativo e amministrativo e ha posto all'attenzione dell'Aula questo tema così rilevante. Rilevante in Italia in particolare perché la forza del nostro patrimonio artistico monumentale è data dal patrimonio pubblico, ma è data anche da uno straordinario patrimonio privato, storico, artistico, vincolato, che è una parte essenziale dell'offerta del nostro Paese, della proposta culturale del nostro Paese. Purtroppo nel 2012, come l'interrogante sa, in un momento di rigore e di spesa, si è bloccato questo meccanismo, anche in considerazione del fatto in quel momento che si erano accumulati negli anni molti debiti nei confronti dei privati. E quindi io sono assolutamente d'accordo con l'interrogante che bisogna ripristinare quelle norme, e in questa direzione, positivamente. È un primo passo. Nel disegno di legge di assestamento 2015 è stato previsto un capitolo di nuova istituzione, 7441, somme destinate all'estinzione dei debiti pregressi nei confronti dei proprietari, possessori o detentori di beni culturali, ai sensi dell'articolo 31, 35 e 36 del Codice dei Beni Culturali, per i contributi concessi fino a che era in vigore la legge, cioè il 31 agosto 2012. E con uno stanziamento per anno di 10 milioni. È un primo passo, ma consente intanto di andare verso il recupero, il pagamento dei debiti pregressi, che è un atto dovuto da parte del pubblico. Per quanto riguarda i fondi PON che lei ha citato, non è possibile l'utilizzo perché i fondi PON sono esclusivamente destinati su attrattori culturali e luoghi della cultura statali. Io penso che. E in questo senso evidentemente il ruolo del Parlamento è determinante, che superata quella fase di emergenza si debba in ogni modo, oltre che pagare i debiti pregressi, che è un atto dovuto, cosa che cominciamo a fare, anche riaprire la possibilità di interventi a favore di privati che intervengono sul loro patrimonio. Se lo Stato, per la tutela di quel patrimonio, impone dei vincoli, impone delle regole di conservazione e di tutela, è altrettanto evidente che ci deve essere un sostegno dello Stato a quei beni, aggiungo, soprattutto quando quei beni privati sono aperti al pubblico, all'utilizzo pubblico. Grazie, ha facoltà di replicare l'onorevole Pizzolante per 2 minuti. Grazie signor Ministro per la notizia e l'informazione che ci ha dato per lo stanziamento di 10 milioni all'anno per gli arretrati. Grazie anche per l'impegno che ha preso e per la condivisione rispetto alla rilevanza di questo settore e della necessità di, come dire, riaprire il fondo di incentivazione per il grande contributo che danno anche i privati per lo sviluppo del patrimonio e per la tutela del patrimonio artistico. Le sottolineo che i fondi possono essere destinati per interventi come dire, per fondo capitale, ma anche per in conto interessi, e se si riuscisse